È difficile dare un senso alla complicata coesistenza di amore, disgusto ed emozione che ha da sempre contraddistinto quei bambini che malauguratamente erano figli di gerarchi nazisti. Eppure loro, che oramai sono passati a miglior vita o sono attualmente molto anziani, hanno sempre ricordato quel lato buono e amorevole del loro genitore. Ad esempio, è difficile pensare ad Heinrich Himmler come un delizioso e affettuosissimo papà. Lui, Reichsführer dell'SS, capo della Gestapo, comandante delle forze di sicurezza del Terzo Reich, ministro dell'interno e soprattutto pianificatore e organizzatore dei campi di sterminio, telefonava regolarmente a casa per parlare con la sua giovane figlia, l'unica legittima fra i quattro che aveva, Gudrun, che lui affettuosamente chiamava Puppi. Le inviava fiori, cioccolatini, le spediva almeno una lettera a settimana. Spesso le chiedeva di raggiungerlo in aereo e la conduceva con sé dappertutto, persino ai raduni ufficiali nazisti. Gudrun è morta nel 2018 a 88 anni. Non prese mai le distanze dalla figura di lui. Era pur sempre la sua Puppi adorata. Lei per anni è stata militante nazionalsocialista in prima persona e pare abbia lavorato per i servizi segreti. Dopo la vittoria degli alleati fu arrestata insieme a sua madre e costretta a testimoniare al processo di Norimberga. Non ha mai rinunciato all'ideologia nazista e per tutta la vita ha difeso la reputazione di suo padre. Intanto quel suo cognome era un fardello pesante da portare, così sposandosi assunse quello del marito Burwitz. Rolf Mengele, figlio del famoso dottor Morte, è nato nel marzo del 1944 e attualmente ha 78 anni. Quando ne aveva appena 30, durante le riprese del film My Father, raccontò dell'unico incontro con suo padre, avvenuto nel 1977 in Brasile. Rolf Mengele affermava che le azioni di suo padre lo avevano inorridito, che ne era disgustato, ma che intanto, pur conoscendo dove si nascondesse, non volle mai svelare ai cacciatori di nazisti dove si trovasse. Alla domanda sul perché rispose: «Non tradirei mai mio padre. Nessuno al mondo può chiedermi di farlo». Niklas Frank oggi ha 84 anni. È uno scrittore e giornalista, ma è anche il figlio di Hans Frank, un abile avvocato che faceva parte della cerchia dei più stretti collaboratori del Führer. Partecipò a 150 processi contro i potenziali nemici del Reich, ma la vita è una ruota e toccò anche a lui finire in un'aula del tribunale, stavolta in veste di imputato. Fu così che venne condannato e giustiziato a Norimberga per crimini contro l'umanità. Niklas racconta che rimase allibito quando per la prima volta vide le fotografie dei bambini che nei campi di concentramento tendevano i loro minuscoli polsi per mostrare il numero tatuato. Ne rimase sconvolto, tanto che disse: «Avevano la mia stessa età, si trovavano così vicini al castello in Polonia di mio padre, dove io mi comportavo come un principe nella mia macchinina a pedali». Ma ascoltiamolo. «Però, lo ammetto, persino io sento molto forte dentro di me il quarto comandamento: onora il padre e la madre. Ma non ci riesco, non ci riesco. Mi costa sempre uno sforzo. Sono 30 anni che faccio ricerche su ricerche e non smetterò di farlo fino alla fine dei miei giorni, perché trovo sempre informazioni nuove e diverse. E l'incitamento più forte è quello di trovare qualcosa di positivo su mio padre. Magari ha salvato la vita di qualcuno, chissà, di un ebreo o di un polacco.
ma non ho trovato niente. Fino a oggi non ho trovato niente. Altro punto di vista è stato quello di Brigitte Hess, figlia del comandante di Auschwitz, Rudolf Hess. Lei ha ammesso solo in parte le colpe di suo padre, ma intanto ha portato il suo cognome con tale angoscia che dopo la guerra lasciò la Germania, si stabilì nell'anonimato negli Stati Uniti e fece voto di non parlare mai della sua storia con nessuno. Ma una sua confessione a un conoscente ha aperto il varco. Ha vissuto in Virginia procurandosi da vivere come modella. Aveva sofferto la povertà dopo che suo padre era stato catturato e impiccato. Lei ha sempre lavorato nel mondo della moda e in vecchiaia, a 80 anni, si è trovata a combattere contro il cancro, battaglia che però ha perso perché non si è più ripresa. In vita ha sempre giustificato in parte suo padre, ritenendo che non facesse altro che obbedire agli ordini, che gli fossero state attribuite delle colpe non sue e che infine fosse stato indotto a confessare con la violenza. Lei in pratica non ha mai accettato in pieno le nefandezze compiute dal suo scomodo genitore, tanto che nella sua camera da letto è rimasta incorniciata per anni una sua fotografia. Diceva di lui: era molto buono con noi figli, ci leggeva le favole e ci insegnava ad andare a cavallo. Era il papà più simpatico del mondo. Jean-Marie Loret era un francese che sosteneva con tutte le sue energie di essere il figlio nascosto di Adolf Hitler. Tentò per anni e anni di far riconoscere ufficialmente le sue origini, neanche come se fosse un bel biglietto da visita spiattellare al mondo di essere figlio dell'uomo più crudele e meschino che abbia mai calpestato questo pianeta. Per Jean-Marie invece era troppo importante chiarire le sue origini. A rivelargli la verità sarebbe stata sua madre Charlotte poco prima di morire. Gli confidò infatti di aver avuto una breve relazione con Hitler quando lui era solo un caporale dell'esercito tedesco e si trovava a combattere nel nord della Francia. Loret esibì come prova alcune tele firmate da Hitler che trovò nel granaio di casa di sua madre, ma anche una serie di test medici comparativi che indicavano la somiglianza tra padre e figlio. È morto nel 1985 all'età di 67 anni, senza poter dimostrare la sua discendenza paterna. Ma non finisce qui. Dopo essersi fatto intervistare da una TV russa, Philippe, il figlio di Jean-Marie Loret, un idraulico ultra sessantenne, nel 2018 ha inviato il proprio DNA a Mosca, dove sono conservati pochi resti rimasti del Führer, per provare di essere veramente il nipote di Hitler. È morto nel 2013 a 83 anni Martin Adolf Bormann Jr., primo dei 9 figli di Martin Bormann. Scioccato dai terribili crimini perpetrati dal regime nazista e nel tentativo di espiare le colpe del padre, dopo la guerra diventò prete cattolico e poi missionario in Congo. Quando tornò in Europa andò spesso a parlare nelle scuole dell'Olocausto e dei crimini nazisti, finché poi divenne preside di un istituto religioso a Salisburgo. Che devo dirvi? Ci sono due campane. Una lo elogia per la sua opera di sensibilizzazione contro il nazismo e le ideologie professate dal padre. L'altra invece ce lo mostra come un molestatore che era stato ripetutamente denunciato dai suoi allievi per episodi di violenza e di percosse. Nel 71 Bormann Jr. lasciò i voti per sposare una suora che lo aveva curato dopo un incidente. Quando gli si chiedeva del padre, rispondeva: «Non lo odio. In molti anni ho imparato a distinguere mio padre genitore da mio padre ufficiale nazista. Il quinto comandamento richiede solo che i bambini amino e rispettino i loro genitori, indipendentemente dal loro ruolo nella società». E se c'era un Martin Bormann Jr., esisteva anche un Albert Speer Jr., un architetto prestigioso proprio come suo padre, amico personale di Hitler e autore di numerosi progetti, che fu condannato a 20 anni di reclusione nel processo di Norimberga.
Professionista di fama internazionale, Junior è stato titolare di uno studio con sedi a Francoforte e a Shanghai ed è stato molto attivo anche in Arabia Saudita e nel Qatar. È morto nel 2017 a Francoforte all'età di 83 anni. Per quanto suo padre sia stato per i suoi progetti uno dei più noti architetti del XX secolo, delle sue opere non è stato realizzato praticamente quasi nulla. Al contrario invece di Albert Sperl Jr., che seppur molto meno famoso, ha lasciato però un segno ben più tangibile della sua esistenza, realizzando in tutta la Germania i prospetti a cui stava lavorando. Hermann Göring commissionava invece abiti elaborati per sua figlia Edda, a cui dava sempre il bacio della buonanotte prima di andare a letto. È morta all'età di 80 anni, 4 anni fa, Edda Göring, figlia del gerarca nazista Hermann Göring, comandante della Luftwaffe, braccio destro di Hitler, nominato dallo stesso Führer suo successore. Condannato al processo di Norimberga, si suicidò alla vigilia dell'esecuzione. Lei, invece, 4 anni fa è stata seppellita segretamente in una tomba anonima in un cimitero di Monaco di Baviera, manco fosse stata lei colpevole dei crimini del padre, da non credere proprio. Nel 2014 tentò di rientrare in possesso di una parte dei beni di suo padre, confiscati dopo la guerra. Teniamo presente che lui era ricchissimo. La richiesta, come volevasi dimostrare, però non venne mai accolta. Edda Göring ha sempre parlato bene di suo padre nelle poche interviste che ha rilasciato, cercando di sminuire però le sue responsabilità. Alla televisione svedese dichiarò: «Grazie all'attenzione e all'amore dei miei genitori, io ho avuto un'infanzia piacevole». Per lei il padre è sempre rimasto un esempio di bontà. Diversissima invece la scelta di una sua cugina, Bettina Göring, pronipote dell'ex maresciallo del Terzo Reich, che oggi ha 66 anni. Tempo fa si è fatta sterilizzare per non rischiare di generare mostri e prolungare la dinastia dei Göring. Bastava che non capissero che eravamo tedeschi. Mi sono sempre sforzata di imparare le lingue meglio che potevo, affinché non si notasse l'accento tedesco. Per me è sempre stato molto importante. D'altra parte, come Gudrun Himmler, anche Edda in vita ha mantenuto una certa simpatia per il mondo nazista. Il padre era per loro una figura di culto. Entrambe hanno sempre negato la verità della soluzione finale e hanno portato avanti l'ideologia nazista curando le loro case museo. Lo stesso fece Wolf Rudiger Hess, il figlio di Rudolf Hess, uno dei più influenti uomini del Terzo Reich. Wolf andò 102 volte a far visita a suo padre nel carcere di Spandau, dove stava scontando l'ergastolo. Lo sosteneva, gridando a gran voce che la sua condanna non fosse giusta. E poi c'erano quelle foto di Plaschow. Mi piacevano quelle foto. C'erano i cani. Io adoro i cani. E i cavalli, e la casa, e un bel giardino. Amon Goethe, padre di Monica, comandante del campo di concentramento di Plaschow, presso Cracovia. Amon, cosa faceva nel lager? Ma sì, era un campo di lavoro. Ah, dissi, era un campo di lavoro, non un campo di sterminio. Meditiamo sulla vita di questi bambini. Alcuni crescendo si sono aggrappati all'illusione che i loro padri fossero persone coscienziose, dei soldati graduati che obbedivano ciecamente agli ordini ed erano impossibilitati a ribellarsi. Molto più difficile invece da elaborare è stata la vita di quei bambini che invece hanno lottato per riconciliare l'idea dei loro padri o parenti con quella dei mostri che quegli uomini invece erano. Concludo qui. Un affettuoso saluto a tutti. Ciao.